parliamo delle immagini che sono bellissime. Sì, ieri ci siamo lasciati commentando quelle velature d'alta quota che solcavano i cieli, soprattutto del centro-nord. Sono proprio quelle situazioni in cui poi, nelle ore prossime al tramonto, quando l'inclinazione dei raggi solari fa sì che questi ultimi disperdano nel percorso più lungo per arrivare a noi le frequenze dei colori freddi e quindi prevalgano quelli caldi, quando ci sono queste velature a fare da schermo di proiezione, veramente regalano dei tramonti incomparabili. E ne ha approfittato Luciano Salvatore fra le tantissime foto che infatti ieri sera affollavano le bacheche dei social, perché appunto ci sono stati dei tramonti particolarmente suggestivi. Questa Luciano Salvatore l'ha scattata, riconoscete la laguna di Orbetello, la laguna di Ponente, il tombolo della Giannella al tramonto di ieri, luogo che anche dai tanti documentari e dai servizi di Francesco Petretti sappiamo essere tra l'altro uno scrigno a sua volta di biodiversità, soprattutto per l'avifauna. Chi si sia invece cimentato ieri con l'alba, come Riccardo Marinato, ha potuto immortalare le nebbie mattutine che, risalendo i pendii, schermavano, vedete in questa foto ancora quasi totalmente, il disco solare che vi vado a individuare qua. E in quel momento ancora appunto totalmente nascosto, perfetto, dalla nebbia, sì. Poi nel momento in cui quest'ultima si va sollevando e quindi si accendono i colori, qui Damiano Lancioni ci porta sempre nelle Marche, ma in provincia di Ancona, quella bellissimo. Precedente era in provincia di Pesaro Urbino, sul Monte Nerone. Qui siamo invece a Filottrano, in provincia di Ancona, sulle colline dell'Anconetano. Questa è sempre un'alba. È proprio l'alba di ieri, vedete come i colori dell'alba sono stupendi. Come appunto queste nebbie che velano e svelano le fattezze del panorama, dissolvendosi e andando appunto a costruire le atmosfere forse più belle di tutto l'anno. Lungo i miei monti colorati in rame fumano nubi basse, era il verso con cui si concludeva la strofa dedicata al mese di ottobre nella canzone dei 12 mesi che Francesco Guccini 50 anni fa dedicò appunto al ciclo stagionale, in un disco che ha dal titolo anch'esso evocante la natura, Radici, che appunto uscì a ottobre del 1972, compie mezzo secolo in questo mese, e appunto i colori del rame sono quelli che si stanno per accendere adesso, già in quota iniziano ad accendersi, quelli appunto dell'autunno, di tutte le sfumature del rosso, dell'arancio, del marrone e del giallo, mentre le nubi basse che fumano sono proprio questi addensarsi di aria umida e fresca nei bassi strati che poi con i raggi del sole si va appunto sollevando gradualmente lungo i pendii nelle ore subito dopo l'alba.